Amici di 131, amici della serie D, buonasera, buon giovedì a tutti. Si torna in campo domenica, almeno qualcuno riuscirà a giocare, visto che la serie D teoricamente riprende questo fine settimana. Per le squadre sarde, non tutte purtroppo riusciranno a recuperare le sfide che erano in programma, ma insomma anche di questo parleremo più avanti. Anche oggi puntata scoppiettante con due ospiti, insomma avrete letto la presentazione, ma prima di presentarveli salutiamo Roberto Pinna, come sempre presentissimo in questo giovedì. Allora, oggi Roby, prima di darti la parola, abbiamo due obiettivi: uno, raggiungere livelli di epica e di epicità superiori rispetto a quelli di una settimana fa con Giacomo De Martis e Werther Carboni. Non sarà semplice, ma ci proveremo. E soprattutto, l'altra cosa? Ma l'altra cosa è che ci sono Gigi Scott e Daniele Bianchi, e la cosa importante secondo me è che qualcuno ci ha accusato di fare troppo bar in questa trasmissione giovedì, e quindi giustamente abbiamo deciso di invitare Gigi Scott per parlare, non lo so, di fisica nucleare o... Metafisica. Sì, ma anche, che ne so, il dialogo kantiano, comunque tutte cose importanti di cui discuteremo con i nostri ospiti. Ecco, Daniele Bianchi e Gigi Scotto. Ciao ragazzi, intanto grazie di essere stasera con noi. Prima di darvi... No, io ho una curiosità per l'orario, perché l'ultima volta che abbiamo visto Daniele Bianchi a questo orario, lui ha un rito, no? Post allenamento, spremutina, toast, non so se anche avocado. Volevo chiedere a Gigi Scotto di solito qual è il suo rito verso le 6:30, ho quasi paura della risposta. Anch'io spremuto e toast. Per iniziare alla grande questa puntata. Vita allora, sana ragazzi, per Gigi. Esatto. Sempre. Abbiamo soprannominato questa puntata con Roberto il diavolo e l'acqua santa. Perché, Roby? Beh, perché comunque sia sono agli antipodi, no? O meglio, nell'immaginario comune del calcio di Serie D, Daniele Bianchi e Gigi Scotto, che da quest'anno sono anche compagni al Latte Dolce, sono un po' così simili, così diversi, visto che poi... Tu hai trovato tanti punti in comune che io non ricordavo, sinceramente non so se loro se li ricordassero quelle partite che tu hai trovato. Ma poi andremo a sondare anche i ricordi di Gigi e Daniele. Allora, intanto chiedo subito a Gigi, Roby se sei d'accordo, visto che insomma Daniele poi è amico. Daniele, è la terza volta che ti abbiamo ospite in trasmissione, non a giovedì, dico in generale, vero? Sì, non posso. Oramai sei un abitué di 131, invece Gigi è solo la seconda volta, quindi ci sono tante curiosità. Gigi, parto dalla prima, insomma, 30 anni compiuti da poco, si torna a Sassari, sei tornato a Sassari, dopo gli anni veramente micidiali a Mantova. Intanto ti chiedo perché e soprattutto come ti stai trovando. No, vabbè, dai, sono tornato a casa comunque... perché Latte Dolce mi ha comunque offerto un progetto ambizioso. A me onestamente piace vincere, nonostante in questo momento, in questo campionato, abbiamo avuto una partenza un po' a rilento. L'obiettivo rimane quello ed è inutile dire altre cose, perché io sono venuto qua per cercare di vincere, ecco. Abbastanza diretto il buon Gigi. No, tra l'altro io volevo chiedere una domanda seria a tutte e due, poi io ho preparato solo domande non serie, Francesco, sappilo. Ecco. Praticamente non ho no, ma perché mi trovo anche in difficoltà a fargli domande serie sul campionato, visto che ormai la Peloce non gioca da un mese, non so neanche se Daniele si ricordi più... No, se lo ricorda bene, vista la carriera. Come può andare avanti la Serie D, secondo voi? Quindi inizio prima da Daniele e poi da Gigi, visto che Gigi si è stato anche un po' polemico negli ultimi giorni con un post su Facebook. Allora, secondo me, a parte che è difficilissimo trovare delle soluzioni, perché il momento è un po' critico, diciamo trasversalmente, quindi non solo nel calcio. Per quanto riguarda noi, lo scoglio principale riguarda quello del rilevare il caso positivo e di comportarsi di conseguenza. Però ci aspettiamo adesso un protocollo tra oggi, a questo punto domani e fine settimana, dalla Lega Nazionale Dilettanti,
Io una mia piccola opinione me la sono fatta, chiaramente un'opinione un po' da bar, perché la vivo sì, però chiaramente non ho il non ho, diciamo, tutto sotto mano. Comunque bisognerebbe, secondo me, procedere con isolamento fiduciario a casa, perché chiaramente in Serie D non c'è la possibilità di fare un ritiro in bolla tutti insieme, chiaramente per questioni economiche. Quindi, secondo me, distribuire anche i tamponi 48 ore prima della partita, isolare il positivo, chiaramente poi prima della partita bisogna rifare i tamponi. Io parlo chiaramente di tamponi rapidi in questo caso, e poi, insomma, cercare un attimino di ovviare un pochettino così, perché senza un protocollo chiaro in questo momento è veramente difficile poter ipotizzare un proseguo, ma ci vuole un protocollo chiaro dove non c'è spazio per alcun tipo di interpretazione. Delle liste bloccate di squadre, magari, quindi si comunicano, che so, 25 giocatori per rosa, oltre magari, insomma, se si è in 16, faccio un esempio, perché 7-8 sono positivi, bisogna comunque presenziare, perché sennò non si va avanti. Questa è la mia opinione, ripeto, personale. Gigi? Tutti stiamo parlando delle soluzioni, ecco, noi abbiamo dato delle idee, nel senso, parlando con l'Associazione Italiana Calciatori, che è, diciamo, l'associazione che ci tutela. Allo stesso tempo, comunque, per continuare questo campionato è evidente che ci voglia un protocollo, perché veramente si sta falsando tutto. Allo stesso tempo, noi giocatori per primi, insieme alle società, vogliamo giocare. Poi so che non tutte le società magari la pensano in questo modo, però io penso che questa ormai sia una categoria che si avvicina molto al professionismo, perché ci sono giocatori in ogni squadra che hanno sempre fatto una categoria superiore, come la Serie C o Serie B, in tante squadre. Quindi bisogna trovare un modo per poter andare avanti regolarmente con questo campionato, che è diventato, secondo me, un campionato molto importante, la verità, molto importante. Ecco, assolutamente. Ma invece, tornando a temi più leggeri, negli ultimi mesi si parla molto, no, di smart working, e per alcuni periodi siamo abituati anche a settimane senza calcio. Ma se non ci fosse stato il pallone nella vostra vita, cosa avreste fatto come mestiere o come hobby, visto il momento? Daniele e poi Gigi. Non lo so, io ho una passione un po' per il marketing a livello sportivo anche, quindi probabilmente mi sarei buttato lì in qualche maniera, o magazziniere, insomma, qualcosa dove cioè, ci stai dicendo che Futurlab al momento sarebbe diventata tipo la startup più grande al mondo, nel mondo del pallone. io dico sempre ai ragazzi di Futurlab, sperate veramente che mi mettono a giocare fino ai 40 anni, perché dopo mi troverete 24 ore al giorno in ufficio, quindi sì, quindi senza contare chiaramente Futurlab, che in questo momento è una parte fondamentale della mia quotidianità. Gigi? No, non lo so, non ti saprei dire. Cioè, alla fine questo è quello che noi abbiamo la fortuna di fare del nostro lavoro, la nostra passione. Poi non so come sarei finito senza pallone, quindi mi vedo solo così, e spero di continuare il più lungo possibile. Cioè, speriamo che non finisca mai questa passione. Ecco, ecco, ma Daniele più o meno l'ha già detto cosa farà quando smetterà, quando deciderà di non giocare più. Tu cosa ti vedi ancora nel mondo del calcio come allenatore oppure no, Gigi? No, allenatore no, sicuramente, perché già c'ho un padre che già lo fa. Esatto. Non lo vedo in molto bene. Abbiamo già dato. Diciamo, poi non sono una persona molto paccata nei giudizi, però mi piacerebbe in un futuro fare il direttore sportivo, che è sempre nell'ambito calcistico. Ecco, mi piacerebbe rimanere in quella veste lì, se proprio dovessi scegliere. Ecco. Ma tra l'altro, una cosa curiosa, che noi di solito, quando abbiamo avuto degli ospiti, spesso abbiamo avuto ospiti non sardi, che magari giocano appunto in Sardegna, e abbiamo chiesto qual era il loro piatto preferito. Voi entrambi avete vissuto diverse esperienze fuori dalla Sardegna, e vi chiedo, c'è un piatto tipico italiano? Non sardo.
esatto, non sardo, di una regione dove siete stati che vi piace molto e magari ve lo rifatto ogni tanto a casa. Vai, prima Daniele, poi Gigi. Io ho una spremuta e il toast. No, dai, scherzo. No, io diciamo che andavo spesso anche con Gigi e con la squadra a Rieti, anche perché l'avevo veramente vicino a casa, a mangiare gli arrosticini di quella zona di pecora. Non li ho mai riprodotti, non ho neanche mai tentato, devo essere sincero. Però li ricordo con diverse mangiate, praticamente ogni giovedì con i ragazzi a Rieti, con Gigi facevamo grosse abbuffate e grossi bruciori di stomaco anche. Gigi, sì, no, confermo, perché sì, è uno dei piatti che comunque mangiavi con piacere, ecco. Ecco, voi siete stati compagni a Rieti, come stava dicendo adesso Daniele, e poi vi siete ritrovati al latte dolce. Gigi, come hai trovato Daniele dopo questi anni? Ma no, l'ho trovato dal punto sempre di vista calcistico, ovviamente. No, perché ma sempre bello uomo, dai. Sì, appunto su quello. Sì, no, vabbè, a parte che è diventato un po' più brutto e con meno capelli, ma quello lì me l'aspettavo, cioè, quello era scontato. No, l'ho trovato sempre molto, molto forte, la verità, nel senso che sicuramente magari quest'anno può anche cambiare il suo ruolo naturale, che è quello di fare il play. Io gli ho visto anche fare il difensore a tre, quindi l'ho conosciuto in tutti i suoi ruoli. Ecco, mi mancava un po' quest'anno come una mezzala più offensiva, ma era un ruolo che io pensavo già che potesse fare. Ecco. Anche una mezzala può fare al latte dolce? Sì, no, vabbè, lì è troppo assillante, cioè bisogna... Infatti lo porto spesso con me, così un pochettino sbagliamo. Ecco. Cioè, Gigi Scotto è il giorno libero della dieta, praticamente. Esatto, per lo sgarro, per il famoso sgarro, giorno di sgarro della dieta. Dani, invece, come hai trovato Gigi a distanza di qualche allora, anno? A parte che apro una parentesi, abbiamo vissuto con Gigi, purtroppo, l'anno in cui c'è stato il terremoto nella zona di Rieti, Amatrice, insomma nel centro Italia. Gigi chiaramente ha fatto tornare la famiglia a casa a Sassari per precauzione, e io sono andato, se non sbaglio, un mese e mezzo, due, a vivere a casa con Gigi, ma dopo 4 giorni, insomma, preferivo di gran lunga il rischio del terremoto e sono è stato il mio mese e mezzo più stressante. Altro che spermuta e toast. No, invece chiederei al nostro Alessio Caria, che sta curando la regia, di mandare l'ultimo commento in sovrimpressione, farò vedere a tutti gli ospiti, quello sulle doti da osservatore, eccolo qua, Andrea Colombino, visto che insomma Gigi ha detto mi piacerebbe fare il direttore sportivo, quale miglior consiglio, no, da parte di chi lo fa già il direttore sportivo? Sì, dai. Anche Daniele conosce piuttosto bene. Gigi ha grandi doti da osservatore, ultimamente sta facendo grosse relazioni. Non so fino a che punto ci sia dell'ironia, Gigi, e del sarcasmo in questa, questa frase del direttore, però, insomma, no, io confermo, direi che il direttore è una persona importante. Confermo, perché sta venendo ultimamente sotto l'ala di Andrea Colombino. Chiaramente li facciamo visionare con Futurlab solo gli attaccanti in questo momento, però insomma, secondo me chi come Gigi conosce un po' i segreti del mestiere parte già con una base un pochettino più alta. Alla fine il calcio è quello. Però confermo, secondo me non c'è dell'ironia, forse per la prima volta non c'è dell'ironia nel commento di Andrea. Sono serio, giuro, infatti ha commentato, infatti Ale, non so se riusciamo a mettere anche, eccolo qua, sono serio, giuro, quindi vabbè. Direttore, noi ci crediamo sulla fiducia. Gigi, insomma, questa è un'investitura importante da parte di Andrea, anche perché insomma, al di là dell'amicizia, però, quando vuole essere serio, sappiamo che è una persona molto seria. No, vabbè, Colombino si può dire che l'ho lanciato io nel calcio perché era sconosciuto. No. Siamo al di là dell'amicizia, c'è una stima anche
in ambito calcistico e lavorativo altissima verso di lui, ecco. Roby, non so se hai qualche... Sì, no, prima io avevo una curiosità, perché visto che stiamo parlando... Sei bellissimo, tra l'altro bloccato, se riesci a sbloccarti, ecco, finalmente, perché eri veramente carino da vedere. No, ma visto che stiamo parlando un po' di tecnologia con Future Lab, io ho visto che è molto social il nostro Gigi Scotto, e ti chiedo, Gigi, ma Cone ha possibilità di diventare influencer in futuro? Perché vedo che lo stai provando a lanciare, un po' il nuovo Chiara Ferragni del latte dolce. No, no, premetto che io sui social uso solo un po' di barre, ecco, mettiamola così, dai. Perché, però, dai, diciamo che è un ragazzo che gli piacciono queste cose e che è una persona simpaticissima, che è stato un valore aggiunto quest'anno per noi, ecco, che secondo me è un giocatore che potrà far molto bene. Mi piace molto quando ti sforzi di fare il serio. La cosa più... No, è vero. No, la cosa più simpatica però che ho trovato un po' spulciando nel tuo profilo Instagram sono dei tagli di capelli di quando eri ragazzino, diciamo, con la cresta laterale. Quindi ti chiedo, qual è il taglio di capelli più brutto di Gigi Scotto? Poi lo chiedo anche a Daniele Bianchi. Ne ho fatto. L'amara considerazione, forse no, i primi... dai. Da ragazzino la cresta era un pazzo. No, era un pazzo, perché vabbè, quando giocavo al Genoa fortunatamente dovevi avere un taglio di capelli normale, perché cioè, capelli corti, non dovevi avere orecchini, determinate cose c'era un cioè riuscivano a inculcarti queste cose, ecco. Poi come mi hanno mollato, sono impazzito per qualche anno, dai, diciamo che poi diventando padre ho messo la testa al posto sicuramente. Daniele? No, io penso di essere nato con questi capelli, cioè ho sempre avuto questi capelli. La sera è un po' come i capelli degli uomini della Lego, quindi lì la e li rimetto qua. Non ho mai avuto sinceramente grosse... Beh, il classico taglio 2 euro dal parrucchiere, dai, tu vai al parrucchiere, mi fai 2 euro di capelli. Il taglio alla Bianchi, cioè proprio è stato... Diciamo poi che fine... non sono... Dai, non ho mai avuto cose particolari da questo punto di vista. A ognuno il suo, quindi sono abbastanza... No, comunque c'è sempre un altro commento di Colombino. Alessio, se riusciamo a caricarlo... Ancora qualche annetto di tagli e poi entra nel club mio e di De Martis, caro Gigi. Quindi insomma, io non so se questo non è proprio un bel augurio. Cioè, no, ancora reggo. Ce n'è ancora, ce n'è ancora. Ancora ce n'è. Vabbè, Roby, insomma, non so se hai... Aspetta che arriva un messaggio. Sì. Tra l'altro io ho visto vai. Un finto report di Scotto e posso dire che si sta dando da fare, ragazzo. Poi non aggiungo altro, sì. Secondo me ha un futuro da osservatore. Lui vuole fare un po' il modesto adesso, però secondo me andrà alla grande. No, io direi di iniziare col momento a Marcord, ragazzi, perché ci sono delle cose che Aresu ha tolto fuori delle chicche incredibili. Sì, allora, bisogna dire questa cosa. A me piace tanto la Marcord calcistico, anche perché, insomma, essendo un po' più grandicello di voi, di tutti voi tre, quindi io mi ricordo che quando eravate proprio anche ragazzini, quei due in alto, ovviamente, Roby, te non ti conoscevo, quindi non avevo ancora la cronaca nera, diciamo, non faceva parte della mia carriera, esatto. Però... allora, intanto partirei da un dato. Entrambi avete giocato fuori alcuni anni di carriera, soprattutto Gigi. Daniele, alla fine, se non erro, hai fatto Rieti, Anzio Lavinio e Cisco Roma, giusto? Esatto. Quindi sempre in diciamo nel Lazio. Invece Gigi, hai girato un po' più l'Italia rispetto a Daniele. Con la Liguria un po' nel tuo destino, cioè tu arrivi ragazzino al Genoa, sì. Giusto? Un Genoa, sì, sì, insomma, sì. Di un certo livello. Non so se sì. Alessio riesce a caricare anche la pagina di Transfermarkt con quel Genoa primavera, insomma, perché qualche giocatore interessante al di là del nostro Gigi, insomma, in quella squadra c'era. Insomma, non so per esempio, se ci vuoi. Sì, e poi a proposito di Cresta, visto che prima si parlava di Cresta, c'era anche un certo El Shaarawy con te, giusto?
Sì, no, io ero il capitano di quella primavera. Cioè, pensa che pazzi che sono stati, però. Poi sei finito a giocare con me. No, 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 Poi dai, dai. Era una squadra cosa è successo? fortissima. Gì? No, ma niente, dai. Diciamo che io sono uscito prima degli altri e ancora non c'era la regola nei giovani. Quando c'era la Serie C, che era una Serie C Senza i fuori molto quota. livellata. Eh sì, io ho avuto la fortuna subito di andare in Serie C, giocavo a Cosenza. E in quella squadra c'erano Biancolino, Porche che faceva il capitano a Rimini l'anno prima, Stefano Fiore che giocava al Valencia, e Fanucchi capitano del Livorno. E diciamo che era. Sono capitato in una piazza molto importante, dai, c'avevamo 5.000 abbonati, facevamo. Lì era il calcio vero, ecco. Ti mandano a fare le ossa, naturalmente, poi un po' per sbagli miei, un po' per sfortuna, dai, ognuno poi fa la carriera che merita, ecco, poi. Ma facendo un passo indietro, che ricordo hai di quei primi anni al Genoa, al rossoblù e soprattutto magari di El Shaarawy, di questi qua che poi sono i giocatori che sono arrivati di più? Oh, sì, vabbè, io ti dico, in quegli anni ero molto portato, nel senso che io personalmente, tornando indietro, ti dico, avrei pensato di fare un'altra carriera, nel senso che probabilmente uscivo 2 anni dopo, magari andavo a giocare in qualche altra, in una piazza magari di Serie B, ecco, perché io quell'anno sono uscito, c'erano Immobile, Destro, Florenzi, cioè tutti. La primavera dei 90 e io sono uscito come capocannoniere di tutti i gironi ai tempi, ecco. Però poi ognuno fa la carriera che si merita, ecco. Poi nel calcio ci vuole un po' di fortuna, ma allo stesso tempo devi anche coltivartela, ecco. Sì, tra l'altro, appunto, hai detto bene di quegli anni e torno appunto, secondo me hai fatto qualche nome sull'aneddoto più particolare, no, Ruby, cioè di questa ricerca per questa puntata, ovvero il torneo di Viareggio del 2008-2009. Dani, c'eri anche tu o sbaglio? Sì, ero con la rappresentativa di Serie D, se non sbaglio. Rappresentativa di Serie D, hai fatto anche un gol. Sì, ero tra i più grandi, ero capitano. Anche, vabbè, non so, anche Contro lì. il Novara c'era Ciofani del Bari con te, Matteo Ciofani. E Sì, c'era Matteo, sì. c'era Sì, anche c'era Gigi Matteo. Scotto però in quel torneo. Lo sapevi, sì. No, devo essere sincero, no. Certo, Guarda, Gigi Scotto. dalla faccia che Gigi. sta facendo neanche Gigi se lo ricorda. Gigi, tu te lo ricordi quel torneo di Viareggio? Sì, no, mi ricordo che Ti boh, ricordi forse che hai c'era. giocato contro un attaccante abbastanza importante di adesso? Vediamo chi è, te No, lo chi ricordi? è? No? È belga. Alessio, se Gio riesci a gioca a mettere il Milano ed è belga. tabellino, Un po' grosso? c'ha il numero Lukaku. 9. Sì, hai Caro giocato contro mio, Lukaku. tu hai giocato contro Romelu Lukaku, che era il centravanti dell'Anderlecht. Alessio, Secondo me lui si carichiamo se ricorda, Lukaku. possiamo. Esatto, sicuramente Lukaku a parti inverse si ricorda del centravanti del Genoa, Assolutamente. Da di poco in quel un'intervista alla Genoa. Gazzetta ha detto mi sono ispirato sempre a quell'attaccante del Genoa visto anni fa. Allora, non so se riusciamo a ingrandirlo anche questo tabellino, però insomma, Genoa-Anderlecht 2-2, prima partita di quel torneo sia per il Genoa che per l'Anderlecht, e i due centravanti erano da una parte Gigi Scotto, dall'altra Romelu Lukaku, che tra l'altro segnò, caro Gigi. Quindi tu hai assistito, hai giocato nella partita del primo gol in terra italiana di un certo Lukaku. Non so se, Incredibile. insomma, questo hai visto i casi della vita, però Daniele, ti posso anche dire che Gigi ha fatto 2 gol in quel torneo di Viareggio, uno contro la Lazio, Genoa-Lazio 1-0 con gol di Sì, Gigi quello me lo Scotto, ricordo, sì. te lo ricordi? E poi Sì. anche l'uno, il primo gol in un 4-1 in una squadra che si chiamava Racing Club de Bobo, immagino una squadra Questo se lo africana. ricorda sicuro, guarda. Sì, no, no, mi ricordo, aveva segnato il Sharawi quella partita pure, no? Esatto, 4-1, 4-1, però insomma quel torneo che era la 61esima edizione della cosiddetta Coppa Carnevale, che poi adesso è diventata Viareggio Cup, come diceva Gigi, c'erano tanti giocatori al di là di Bianchi e Scotto e Lukaku, appunto la Juve che vinse aveva Immobile ed Ekdal,
insomma, due giocatori. Sì, sì. No, quello sì, perché noi c'eravamo in campionato. Caldirola a destro, il Genoa appunto oltre a Scotto, il Sharawi, la Fiorentina allenata da Bollini, il Milan dove giocava Darmian e l'allenatore era Ivani, che ieri si è seduto in panchina nella nazionale maggiore, la Roma di Frasca, che era tuo compagno a Nuoro, giusto Dani? Valerio, no, o Villacidro? Un carissimo amico, Villacidro e Nuoro, sì. Esatto, Bertolacci e Florenzi, l'Atalanta di Zaza e Gabbiadini e la Samp di Soriano, Marilungo e... Patacchiola. Grande, non c'è stato suggerimento. Gigi, no, tu lo sapevi che avevi giocato contro Patacchio? Incredibile. Sì, sì, qualche schiaffo ce lo siamo tirati. No, c'era Fiorillo, mi ricordo che c'erano con la Samp. Cioè, ti ricordi di tutti, ma non di Lukaku? No, non mi ricordo. No, perché lui mi ricordo si ispirava a me, poi invece. Ma c'è ancora tempo. Sì, sì, adesso ancora. Beh, sta venendo al latte dolce a vedere gli allenamenti. Quando non gioca, giustamente, viene, è infortunato. No, però Gigi, tu hai ricordato anche il Cosenza con Fiore Biancolino, però tu hai giocato anche nel Savona dei Sardi, con De Marti, Saresti, Virdis e tutta quella bella cricca di... Insomma, quanti eravate in tutto? 10, 12? Eravamo tanti, Gallon, Carta, eravamo in tanti. Una domanda che mi sono sempre fatto, cioè, quando in una squadra, chiamiamola appunto, non sarda, no? chiamiamola quasi estera, arriva una compagine così numerosa di sardi, poi il gruppo come la vive una cosa del genere? Che poi magari sono cose che si vivono anche chiaramente con altre regioni, penso ai giocatori laziali, campani e via dicendo. Ma io penso che la domenica la vive bene, durante la settimana male, perché perché il giovedì diventa macello con i sardi, diventa dura. era dura. C'era anche Molino, aspetta, Daniele. Esatto, sì, no, c'erano veramente, allora guarda, vado a memoria, cioè, o meglio, a memoria non posso andare perché non mi ricordo, però Antonelli che giocava adesso con, cioè, allora Aresti, Antonelli che lo consideriamo sardo perché insomma sì, ormai è sardo, certo, da tempo, che... Ignazio Carta, Francesco Virdis, Gigi Scotto, Daniele Molino, Alberto Melis, Francesco Mannoni, Mattia Gallone, Angelo De Martis, più ovviamente Nini Corda e tutto lo staff sardo, insomma, sì, chiaramente soprattutto Angelo De Martis. Angelo De Martis, esatto, non Giacomo, Angelo De Martis, ricordiamolo sempre questo. Aveva i capelli quando l'ho conosciuto. Aveva i capelli, però tirava comunque... Sì, qualche ciuffo. E tirava comunque... In quel periodo era imprendibile, ti dico la verità. Mamma mia, impressionante. Quel periodo è stato impressionante, Giacomo. Comunque insomma, tuttora lo è, anche se la cavicchia ancora, si è spostato sulla graticola come hobby principale in questo momento, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso. Un po' tutti. Robby, prima di passare alle tue domande, io volevo chiedere appunto una domanda seria a tutti e due, iniziando da Dani. Birra pagata, ecco subito Giacomo che ha commentato, non so se riusciamo a metterlo... Eccolo qua, birra pagata, quindi ragazzi, cioè, segniamo questo momento perché è pagata per tutti, non solo per Gigi. Perché la vetrina della trasmissione. Non ho capito, quindi... volevo chiedervi, insomma, chiaramente, tornando a domande serie, l'allenatore più importante della vostra carriera? Senza voler fare torti a nessuno, però insomma... Vabbè, chiaramente, secondo me, parto da quando ero un pochettino, un po' più giovanotto, mettiamola così, senza chiaramente dire tutti sono stati importanti, perché è chiaro, quindi non è che... Però Bernardo Mereu ai tempi di Villacidro mi ha dato la possibilità di fare da titolare la Serie C. Poi sicuramente per la mia evoluzione da giocatore... Marco Mariotti, che adesso è a Carboni, è stato con me a Nuoro, mi ha responsabilizzato parecchio e abbiamo una visione di calcio molto vicina. Poi diciamo l'anno dopo con Gigi, insomma, ci siamo esaltati parecchio con Paris, ma quello è più
secondo me un completamento, diciamo che Bernardo Mereu, Marco Mariotti, se, senza fare il diplomatico, dai. Mi sembra giusto. Prima di far rispondere Gigi, Alessio, manda l'ultimo commento, quello di Pier Vincenzo, se puoi. Se pagata per Bianchi finisce alle piante, si parla sempre della birra, quindi Gigi ci dovrai sacrificare a bere anche quella di Daniele, eventualmente, non so se, non se poi diventa... Ma non grossi problemi da questo punto. Gigi, invece, è la tua, il tuo allenatore più importante. No, vabbè, io sicuramente Chiappino, l'ho avuto tanti anni al Genoa, allenatore giovanili, e mi ha dato tanto, dai, anche a livello di insegnamenti. E poi comunque ho avuto una stagione importante anche con Parlato Arieti, ecco, dove inizialmente c'era un rapporto molto allenatore giocatore, poi è diventato qualcosa in più. Ecco, ma Arieti, hai capito che potevi essere veramente il mega bomber della Serie D, viste le cifre? Sì, no, vabbè, io ti dico, io Daniele lo sa, io non ho mai giocato per il gol, nel senso non è mai stato un assillo, poi secondo me arrivi a una certa età che hai un vissuto che ti permette di leggere diversamente le situazioni, ecco, quindi poi mi piace quando nelle situazioni che devi vincere prendermi le responsabilità, quindi poi quando fai gol di conseguenza per un attaccante diventa fondamentale, però a me mi è sempre piaciuto un po' più vincere mi è sempre piaciuto più vincere che far gol. Poi in questi anni ho avuto la fortuna di abbinare tutte e due le cose, speriamo continui così, ecco. Quindi insomma, se domenica la prima domenica in cui giocherete, puoi scegliere se tirare tu o passarla a Daniele, la passi a Daniele se è messo meglio di te. No, dipende, guarda, ti dico la verità, mi reputo un giocatore molto distinto, ecco, nel senso che difficilmente ha ragione sul tiro, però sicuramente il gol per un attaccante è importante, è inutile che sto qua a fare la morale, però non mi è mai pesato non far gol. Poi in questi anni è normale che quando hai dei numeri comunque sia importanti a livello realizzativo, ti chiamano per quello, perché devi far gol, però fa parte del gioco, ecco. La risposta vera è che Daniele non avrebbe mai accettato il passaggio, perché lui Tapin non piace, lui se non segna da casa sua di solito non è contento. Bianchi, è vero, una volta ogni 2 o 3 anni, però cioè, sono centellinati, Dani, però quando sono fatti sono bei, come quello con la nazionale sarda. L'ultimo con latte dolce in Coppa, beh, non è servito, però gran gol, me lo ricordo bene, quello a Salò. Sì, no, diciamo che questa è una cosa effettivamente me l'hanno fatta notare. Non sei... Prossimo 2022, giusto Dani? Il prossimo nel 2022 al torneo. Ma no. Ho scherzato. No, non chiaramente scherzo, perché quest'anno insomma speriamo tutti che si possa riprendere, ma Gigi ha già detto che ai 6 gol comunque mi offre una cena a base di pesce, quindi... No, volentieri, quindi... quello lo faccio, Dani. Questa è, insomma, è la puntata delle promesse, delle esatto, offerte, altro, Robby, non so se giocare almeno. Esatto. No, prima bisogna riprendere a giocare, infatti tornerei un pochino sul campo, ovviamente parliamo un po' di passato perché parlare di presente è difficile, poi magari fare una domanda a entrambi sul presente che però è legata al vostro passato. Vi chiedo, qual è la sfuriata più grande che avete mai avuto in carriera, quella che poi l'indomani dici cavolo, mi sa che ho esagerato? Parto da Daniele e poi con Gigi. Mia personale, la mia... Sì, tua personale, o comunque che hai anche magari di squadre, in questo caso stiamo esagerando. Ma non sono uno che comunque sbrocca facilmente, devo essere sincero, però mi ricordo una volta a Nuoro, il primo anno, avevo perso completamente la testa, cioè, avevano pareggiato al 90esimo una partita ed erano anche in 10. Sono stato espulso per una cosa, insomma, un alterco, niente di più, però mi sono reso conto che è stato un comportamento un pochettino da dilettante, non ho ragionato, ma non ho grossi... Anche il primo anno di Latte Dolce abbiamo preso una bella scopola con la Nuorese, e lì veramente non ci ho più visto. Però diciamo che fanno parte, secondo me, anzi, ne ho fatte anche troppe poche, forse. Gigi, tu forse anche troppo invece. No, io sono una persona che comunque se non perde mai
La ragione, quindi sempre paccata. Sai che per un attimo ti stavo anche ascoltando serio, poi No, vabbè, io ne ho fatto tante, però forse c'è un pregio che quando, cioè, rimangono nel campo, dopo per me veramente finisce tutto dal momento che l'arbitro fischia e io sono, mi accorgo di essere veramente pesante in campo e con i compagni. Voglio non supportato ma sopportato, questo lo ammetto. Però allo stesso tempo veramente, cioè, riesco, dopo un minuto mi passa, è proprio caratterialmente che sono così, ecco. Quindi ne ho fatte anche troppe di sfuriati. Va bene, no, ma invece da avversari al momento, ma comunque con un passato in rosso-blu alla Torres, mi chiedo, vi aspettavate questo inizio e secondo voi questo stop, questo mese ormai di pausa è più utile per fare un momento di riflessione e ripartire o può essere più dannoso a livello di mentale, proprio di spogliatoio? Parto da Gigi e poi da con Daniele. Aspettavi questo inizio per la Torres? Per loro, esatto. E se questo mese... Okay. Questo mese, diciamo, in cui non si sta giocando, visto l'inizio non semplice, può essere più un aiuto per riflettere e ripartire o può essere pericoloso magari per la mentalità dello spogliatoio? Sì, no, vabbè, a parte che io non sono un ex, ma sono un tifoso della Torres, quindi non ho problemi a dirlo, nel senso lo sanno tutti, quindi certo. non c'è nessun problema a dirlo, ecco. Anzi, diciamo che la Torres è partita, secondo me, in una situazione dove è stata proclamata una vittoria di campionato, ecco. Una squadra costruita per vincere, sicuramente i giocatori non erano, cioè i giocatori sono forti, certo è che le pressioni che ci sono in una piazza come la Torres non sono quelle che comunque ci sono in una piazza, cioè in una piazza, in un quartiere come Latte Dolce, ecco, quindi non è facile neanche reagire e probabilmente ci sono ragazzi che in questo momento sentono un po' quella pressione. Certo è che comunque la Torres non può stare in quella posizione di classifica e io, al di là che gioca in Latte Dolce, spero che si possano riprendere, ecco, perché la cosa, cioè, comunque sia, è importante. Io tifo per tutte le sarde quando non giocano contro di noi, naturalmente, quindi certo. Spero che si possano riprendere. Sicuramente Mari questo stop li ha fatti riflettere, però c'è un po' di, in questo momento c'è un po' di caos in casa Torres, nel senso che è normale, i risultati non arrivano, quindi le critiche devono essere bravi a trasformarle in rabbia agonistica, ecco, mettiamola così. Certo, Daniele? Sì, beh, praticamente ha detto tutto il giro, che poi anche noi a Latte Dolce siamo una squadra composta da tanti ragazzi sassaregi o comunque delle zone anche limitrofe. Personalmente sono, insomma, io ho passato praticamente dai micro sino alla prima squadra, quindi è chiaro che poi abito anche vicino allo stadio, insomma è normale che c'è sempre un dispiacere quando, insomma, le cose non vanno bene, al di là poi dell'aspetto agonistico per cui siamo avversari. Però, insomma, probabilmente questa pausa avrà comunque dato la possibilità di, insomma, di poter amalgamare un pochettino e compattarsi un pochettino, dai, mettiamola così, un po' anche come, anche sicuramente è servita anche, purtroppo, a noi, perché noi comunque siamo veramente a rinvii settimanali, quindi non sono programmati, le possibilità di fare meglio ci sono sicuramente, quindi... è ancora troppo presto per dare il giudizio, sicuramente, insomma, lo dicono i numeri, non è stata una partenza felice, però, insomma, c'è tutta la possibilità sicuramente e le qualità per risalire la china. Assolutamente, tra l'altro Francesco è due settimane di fila che praticamente siamo 3-1, a livello di Saccaresi contro... Alla prossima, realtà... non so. Per quanto oggi in realtà sia tu in minoranza, perché a livello di sono l'unico che territorialità, fa cadere al momento, certo. Di territorialità siamo 3-1, perché io stando ad Alghero oggi, quindi chiaramente loro due a Sassari siamo in alto. Roby, no, prima di chiudere con le domandine secche, chiederei a entrambi com'è Stefano Guberti come compagno di squadra, cioè com'è allenarsi con un giocatore come Stefano Guberti che ha avuto
insomma, sappiamo bene tutta la sua storia da calciatore, insomma, un giocatore con un passato importante che adesso si vuole rilanciare alla Te Dolce. Dani. Io, vabbè, con Stefano avevo avuto modo di vederlo all'inizio proprio perché io ero un giovane aggregato ormai da un anno alla Torres con la prima squadra, l'anno di Cupreddi, quindi ho fatto il ritiro e praticamente un anno e mezzo la prima squadra, Stefano ha rifatto quel ritiro lì e anche lui comunque era un ragazzo molto giovane, aveva 21 anni e quindi bene o male io già insomma, al di là del valore del calciatore, che non è che sto qua a dirlo, però insomma quello che sicuramente lo ha sempre distinto è il fatto di essere un ragazzo davvero super alla mano, sempre aperto a insomma a fa vedere quello che è, quindi un ragazzo nel senso buono, semplice, umile, che nonostante insomma carriera è stata una delle forse a livello sardo uno di quelli che è arrivato forse più in alto, perché è arrivato a giocare anche dei preliminari di Champions League, quindi ritrovarlo qua alla Te Dolce è stato sicuramente un piacere prima di tutto dal punto di vista umano, e poi adesso comunque sta avendo un po' di continuità perché veniva da 2 mesi di inattività da Siena, quindi sono sicuro che sarà un valore aggiunto. Gigi? Sì, no, vabbè, ha detto già tutto Daniele, sicuramente un ragazzo umilissimo, che al di là del giocatore è proprio una persona straordinaria, e sicuramente giocare con io ho avuto la fortuna un po' in questi anni di giocare con giocatori che hanno fatto altre categorie, parliamo in Serie A, e quindi quello che mi ha sempre che cerco di rubare a loro è veramente l'umiltà che hanno, e quando giochi con loro è anche un piacere cercare di dare qualcosa in più, perché c'è sempre da imparare, ecco. Va bene, siccome siamo lunghissimi andiamo con le domandine secche, che sennò poi Roberto Pina mi ammazza, allora, quindi sono la stessa domanda per tutte e due, quindi risposta immediata. Ovviamente sono domande leggere, ragazzi, cioè stiamo cazzeggiando fondamentalmente. Canzone sassarese preferita? Daniele. Allora, io sono, insomma, per me ho fatto un po' di campeggio con canzoni sassaresi, però dai, io andrei proprio sul classico, quindi la famosissima Melinzana, quindi... Andiamo sul classico. Sì, andiamo sul classico. Ma Gigi? Gigi ne avrà scritto anche un paio, immagino. Io, sì, sì. Scrittore, poeta. Io dico l'Argentiera. L'Argentiera. Ah, è un grande classico. Questo avrei un aneddoto, se posso proprio farlo. Certo, devi raccontare. Perché ha scritto una cosa Andrea prima, l'ho visto in sovraimpressione, che è Gigi che insegna il sassarese quando va fuori. E lo posso veramente confermare, quando una volta dopo l'allenamento ho visto il bar dello stadio di Rieti che sparava a tutto volume l'Argentiera. Scusa, d'altronde cosa si diceva dei sardi che fanno macello? Scusa, ecco qua il commento di Andrea. Gigi insegna la sassarese a tutti e tutti si adeguano. Nel frattempo sempre Andrea... Mister Mariotti, che è qua con me, dice che dovete essere più disinvolti e dire quello che pensate, meno formali. Meno formali così, Gigi. Io proprio formale zero, io dico tutto quello che penso. No, conosco il mister Mariotti e lo so. Io non ho peli sulla lingua, anzi. Esatto. Mister mi dice sempre che ogni persona ha il suo carattere, io sono un po' un ragioniere, quindi... grande mister. Questo è meraviglioso. C'è un altro commento di Andrea, ma ve lo lasciamo per l'ultimo secondo perché merita. Altra domanda: piatto sassarese preferito? Gigi? A me, vabbè, la melanzana sarebbe troppo facile, dico la cordola, dai. Dani? Io non sono un grande appassionato di cucina sassarese. Anche perché il tos non è tipico sassarese, quindi...
Io me ne vado dopo di questa, vado via. No, aspetta, ancora. Vabbè, dai, ognuno ha i suoi gusti, quindi non sono un grande appassionato, sono un po' più leggero, dai. Okay. Poi invece il compagno di squadra che vi portereste sempre in, insomma, sia sul campo ma anche fuori dal campo, sempre con voi, quello da cui non vi separereste mai. Dani? Questa ha avuto anche in tutta la carriera e non di quest'anno, eh. Allora io dico faccio il mio nome, però apro una parentesi, ok? Io chiaramente sono molto legato anche per visione, per amicizia a Marco Cabeccia, quindi sicuramente ti rispondo Marco, però ho sempre detto una cosa, e non perché qua è presente, sto facendo anche la persona seria, che comunque sono dei giocatori che, insomma, quando entri in campo e vedi che sono al tuo fianco, già entri un attimino con un po' il petto in furia, mettiamola così, ti danno una grossa carica. E sicuramente ho sempre detto, non l'ho mai nascosto, che Gigi è uno di questi sicuramente, ma poi Gigi mi pagherei da bere, dopo questo ce la siamo preparati. Però a parte gli scherzi, no? Però comunque sì, Gigi. Questa è uscita bene domanda, rispetto alle prove, lo sai? Esatto. È uscita meglio adesso che nelle prove. Per un secondo pensavo dicesse Roberto Pinna, sì, esatto. Uscirei sempre con Roberto. Gigi invece per te? No, io ho visto che già tanti forti ce li ho, ti dico. Non vale bianco. No, vabbè, tanto ce l'ho già, quindi io non è esatto. Ce l'ho. No, vabbè, io sono legato molto, lo sai, a De Martis, al di là dell'amicizia, però quando io ho giocato alla Torres con lui, diciamo eravamo quelli, tra virgolette, di Sassari che dovevamo, e abbiamo fatto belle guerre insieme e ci scannavamo da pazzi, però... Poi c'è rimasta un'amicizia e quando entravamo in campo eravamo animali da competizione, ecco. Assolutamente. E, invece questa è più un amico nel mondo del calcio che invece non vorreste mai avere come compagno di squadra. No, aspetta, ripetimelo un attimo, Francesco. Un amico sempre del mondo, un compagno di squadra, uno che hai conosciuto nel calcio, che però non vorresti avere con te la domenica. Ridire Gigi Scotto non vale? Questa è una domanda brutta. Questa è una domanda brutta. Gigi, rispondi tu, vai. Per la... Oh, ma non lo so, cioè, che non vorrei, adesso non me ne vengono in mente, dai, nel senso. Che vabbè, non vorrei. Non... È un po' brutta, dai, non possiamo. È un po' brutta. Passiamo oltre. Va bene. Grazie, chiudiamo con i due commenti, Alessio, che abbiamo in regia. Allora, questo è di Antonio Mura, che salutiamo, che dice: il miglior centrocampista e il miglior attaccante della Serie D negli ultimi 5 anni per doti, rendimento e serietà. Parla il campo, numeri da top. Quindi, giuro, non è mio parente. No. Assolutamente no. E poi invece un profilo Facebook di Bianchi. Hai un porcetto pagato, sappi. Ah, ecco. Grazie. E invece quello di Andrea, ecco qua: se si potessero unire con la plastilina, uscirebbe un giocatore di Serie A di prima fascia. Credo che questa, insomma, valutazione 1 sia un bel complimento, Roby. Non so se abbiamo altre cose, io chiuderei qua perché sennò. Vabbè, con questa perla veramente... di Colombino possiamo anche chiuderla. Poi non lo so quando, se si possono unire con la plastilina. Forse ci proverà anche Udassi, è un consiglio, esatto, che dà Colombino. Sicuramente è felice Stefano Udassi di avervi entrambi in squadra, e ringraziamo anche Latte Dolce, come sempre, per la disponibilità mostrata nei nostri confronti con questa trasmissione che, insomma, speriamo vi abbia divertito. Noi ci siamo divertiti sicuramente, l'obiettivo anche è anche un tocco di leggerezza in questa situazione, perché sennò poi, se uno va a pensare, insomma, che dovevate giocare domenica, invece anche domenica non potete giocare perché la partita è rinviata, poi insomma. Tra l'altro voi sempre male, per colpa degli avversari, ragazzi, quindi non riuscite mai a giocare. Meno male, ovviamente, no? Meno questo. Però come diceva Daniele, credo che riuscire ad avere un protocollo che dia un limite, no, di giocatori, risultati negativi, che possano andare un tetto minimo con cui presentarsi, sia forse una delle ultime soluzioni che restano fondamentalmente alla Serie D, perché non puoi arrivare a un certo punto del campionato, anche se poi tra un mese, come ci auguriamo tutti, la vita anche fuori dal campo torni un po' alla normalità,
non puoi pensare di avere un campionato con più partite rinviate che giocate, quindi serve comunque un tetto minimo per riuscire a giocarle quelle partite, facendo un attimo i seri in chiusura, ecco. Va bene, grazie Gigi Scotto, grazie Daniele Bianchi davvero per essere grazie a voi ospiti, grazie, ci siamo divertiti come sempre. Roby, noi domenica, se tutto va bene, incrociando le dita, toccando ferro ovunque, saremo a Villa Massargia, perché il Carbonia gioca a Villa Massargia, quindi per me sarà una prima volta a Villa Massargia. Non so se qualcuno di voi ha mai giocato o commentato una partita a Villa Massargia, perché il Carbonia gioca lì. Esatto. Vabbè, qualche allenamento magari, andremo a Villa Massargia, l'unica sarda che gioca, quindi saremo interessatissimi di seguirla. In bocca al lupo. Va bene, grazie a tutti, buona serata. Grazie a voi. Giovedì prossimo con giovedì, e poi invece già da domani probabilmente, Roberto, ci sarà un'altra Future Lab domani? Sabato. No, Future Lab la stiamo organizzando per il weekend, faremo un po' il punto insieme a Pier Vincenzo di quello che sono state le prime 7 giornate del Cagliari. Di solito abbiamo sempre analizzato gli avversari, invece questo weekend lo dedichiamo alla squadra di Francesco e facciamo un po' una sintesi dell'andamento della squadra in questo inizio di stagione. Quindi Gigi e Daniele, commentate per vendicare. Sì, Gigi so che ha fatto un report su Pavoletti e Simeone, quindi sarà No, io lo posso fare solo sulla torre, se mi dispiace. Ok. Grazie a tutti davvero. Scherzo, ciao. Ciao.